Allora, io spero di stare, vorrei stare nei 10 minuti perché, per rispetto di tutti quanti, perché ho parlato tantissimo nel mio ruolo di presidente, ho però alcune cose da dire, che sono queste. Allora, innanzitutto credo che sia un esercizio molto sano per la nostra associazione, per quanto grande o piccolo possa essere, essere realisti, ovvero sia guardare alla realtà così com'è, non inventarci o disegnare degli scenari che non esistono, non ci sono, che oggettivamente non ci sono. Essere realisti non significa puntare ad obiettivi maggiori, non significa darsi delle priorità, significa semplicemente partire dalla realtà dei fatti. Quello che la relazione del tesoriere e la relazione del segretario ci hanno detto è sotto traccia la descrizione di un fallimento, perché noi abbiamo vissuto un anno di fallimento. Voi pensate soltanto a cosa significa non aver attivato nessuna campagna iscrizioni efficace nell'anno in cui abbiamo vinto la sentenza alla Corte Europea e nell'anno in cui, per esempio, a livello nazionale e internazionale ci sono state tutte le piccoli passi avanti che Iuri rivendicava. Cioè, non siamo stati capaci di intercettare quel consenso che pure ci viene riconosciuto. A parole, non è che la società radicale certi diritti sviluppi grandi odi o grandi rimostranze, tranne in coloro che ce l'hanno coi radicali. Poi io dirò delle cose su aperte virgolette, radicali, chiuse virgolette, è questa tradizione nella quale noi siamo e il peso che ritengo positivo per noi della nostra storia che dobbiamo portare. Però rimane il fatto che è reale dirci, e questo senza accusare singolarmente le persone che hanno svolto questa attività. Io quest'anno non è una scusante il fatto che quest'anno io non avessi cariche, a parte il membro direttivo, anch'io per mia parte sono responsabile di questo, diciamo così, fallimento. Questo è stato reale e noi abbiamo un problema reale di corrispondenza fra la credibilità che nel paese abbiamo e la sua manifestazione concreta, cioè l'iscrizione e la militanza. L'iscrizione, la contribuzione e la militanza. Ce lo siamo detti tante volte, ce lo siamo ripetuti tante volte, ma è sempre così. È sempre così. Ed è multifattoriale, come si dice nel linguaggio tecnico. Cioè non c'è un argomento unico che determina il fallimento o il successo di certe iniziative. Ci sono tante componenti, no? Rimane il fatto che l'abbassamento del numero di iscritti assoluti, come li chiamiamo noi, cioè non gli iscritti a pacchetto, ma gli iscritti che si iscrivono a certi diritti in modo diretto, da 140 a 90, per una associazione come la nostra è drammatico, non è uno scherzetto, è drammatico. Ecco che da questo punto di vista il primo impegno, se noi ci teniamo alla nostra associazione, è quello di lavorare sull'organizzazione stessa, per motivi molto pratici. Perché le uniche nostre forme di sostentamento, per quanto noi ci sbattiamo come le falene intorno alle luci, in realtà non siamo parte di quel piccolo progetto di Via Europe, non siamo mai riusciti ad accedere ad altre fonti di finanziamento, per problemi tecnici, per problemi collegati alla nostra natura, per problemi politici. L'essere radicali certe volte è uno svantaggio, non è un vantaggio. Ci sono delle condizioni generali nelle quali l'essere radicali è stato un problema per noi da un punto di vista formale, non sto parlando politicamente. Allora, rimane il fatto che questo non c'è stato nei vostri interventi fino ad oggi, fino adesso. Allora, credo che sia essenziale, se ancora si può parlare. No, non era per parlare. Questo, la proposta di modifica complessiva dello statuto è valida, questa qui? Sì, è valida, poi sarà emendata durante, perché non c'era tempo perché era già firmata. Dopo, quando ne parleremo, vi presenterò anche gli eventuali emendamenti, anzi gli emendamenti che ne pensavo di fare. Questa è la prima consapevolezza, che deve essere anche un impegno, ovvero sia
Non è soltanto il solito rituale impegno assoluto, cioè è anche la richiesta di iscrizione, la richiesta di contribuzione, e lo dico a me stesso, lo dico soprattutto a me stesso, che in Piemonte è drammatica la situazione, cioè il calo del numero di iscritti è sensibile soprattutto in quelle regioni in cui oggettivamente non ci traino, e io oggettivamente quest'anno sono stato poco traino, io e gli altri piemontesi siamo stati poco traino rispetto all'iscrizione dell'associazione. Allora, rispetto al futuro, il nostro primo impegno, a mio avviso, deve essere quello della iscrizione, dell'aumento della militanza, che è strettamente connesso alla politica. E quindi dico la seconda osservazione. È vero, ha ragione Iuri, ha lavorato benissimo, abbiamo avuto un ruolo molto importante, assolutamente invisibile, ma molto assolutamente invisibile dal punto di vista dei risultati, ma molto importante perché abbiamo sempre messo la parola buona rispetto alla parola cattiva nelle strategie politiche del movimento LGBT nazionale e anche di quello forse europeo. Abbiamo meno peso lì, c'è meno capacità giustamente di intervento, però c'è, la presenza di Iuri nel board di Lega Europe non è una cosetta da poco, e la dobbiamo soprattutto alla sua capacità di lavorare con quelle regole in quel contesto che è molto diverso da quello italiano, è molto diverso da quello italiano, e si vede la figura che fanno gli italiani e le italiane quando vanno alle conferenze di Lega Europe, perché facciamo sempre delle figure bambine, cioè siamo incapaci di adeguarci alle regole che sono regole democratiche, che sono le regole di funzionamento di organismi internazionali, quindi non è che sì, puoi essere anche contrario alle regole, ma di fatto si passa attraverso quelle regole lì se si vuole partecipare ad organismi di rappresentanza europea. Pongo però una domanda. Noi non abbiamo pagato uno scotto molto alto di sparizione della nostra associazione rispetto a questa strategia adottata di mediazione continua e di favorire l'unità degli altri, ovvero sia, le poche o tante risorse che noi abbiamo, le 4 o 5 persone che sono anche militanti nel nostro direttivo, le 10 persone, le 15 persone che si impegnano, se passano la maggior parte del loro tempo a mediare, discutere, creare organismi di secondo livello, o proporre o lavorare per la creazione di organismi di secondo livello, non mettono necessariamente in secondo piano la vita dell'associazione stessa, per cui io le ore che passo a discutere con Pippo, Pluto e Paperino sulla necessità di fare una coalizione contro il gender piuttosto che per il matrimonio egualitario, ovviamente non le potrò spendere per la mia associazione. Ricordatevi che noi non abbiamo persone pagate o persone disoccupate che danno il loro tempo gratuitamente, perché anche questa è un'opzione, no? Che non abbiamo noi, noi siamo volontari puri, nel senso che ci lavoriamo come tutti per sostenerci e in tutti i tagli del nostro tempo li dedichiamo alla vita dell'associazione. Ora, questa è una considerazione non critica sul piano politico, ma è di nuovo una critica sul piano organizzativo, perché è oggettivo. Allora, noi siamo stati e siamo fermi in Italia sulla strategia del movimento LGBT per quanto riguarda le unioni civili, sostanzialmente in attesa delle risultanze del congresso di Arcigay, perché diciamoci la verità, è questo, no? La prossima settimana finalmente ci sarà il congresso, si scioglieranno queste riserve e forse per i prossimi 2-3 anni si starà più calmi. Ma se abbiamo deciso di puntare il massimo delle nostre risorse e delle nostre energie, giustamente per la creazione di coalizioni che abbiano maggiore peso di quanto noi da soli possiamo averne, è evidente che poi l'associazione paga il suo scotto. Ecco perché abbiamo voluto fortemente, devo dire non solo io, non solo Gabriella, ma anche il segretario, anche il tesoriere uscente, anche tutto il direttivo, fortemente il lancio e la costruzione di questo fondo. Per una volta, per la prima volta, non abbiamo aspettato che tutti i santi e le madonne del firmamento LGBT ci dicessero sì, va bene, lavoriamo insieme a voi e facciamo un bel comitato d'onore e scegliamo le persone. Abbiamo detto, noi partiamo, andiamo avanti. Ecco, se 2-3 iniziative facessimo così, noi saremmo molto più visibili, molto più presenti nel dibattito generale e molto più attivi.
allora possiamo eventualmente discutere su questo calo di iscritti, se sia fisiologico, quanto sia fisiologico, quanto dipende dal calo generale della galassia radicale, calo di presenza nella società, non dico di presenza politica, che è una cosa un po' diversa, ma potremmo fare queste. In difetto di questo, se tutto il nostro tempo a disposizione lo passiamo per risolvere i problemi di tutti, che sono anche i nostri ovviamente, ma soprattutto di tutti, è oggettivo che è così. Io non sto facendo dei passi indietro, voglio essere molto preciso su questo. Sono stato uno dei teorici, sono ancora adesso uno dei maggiori sostenitori del fatto che ci debba essere coalizione, ci debba essere integrazione degli obiettivi, cioè. Ma a maggior ragione noi siamo stati efficaci per tutto quando siamo partiti. Noi siamo nati su questo, sullo schifo, Giglio lo ricorderà, chi era alla nascita di certi diritti lo ricorderà, sullo schifo di quel dibattito del governo Prodi sulle proposte di legge presentate, sullo schifo dei dico, lo schifo in termini tecnico proprio, del Parlamento che non riusciva, siamo nati noi e abbiamo immediatamente colto la palla al balzo, che la proposta di utilizzare la carta di quella che noi chiamiamo affermazione civile, cioè quella delle cause pilota, per raggiungere obiettivi che diversamente non potevamo raggiungere. Ci chiamavamo matrimonio gay.it. Ecco, ci chiamavamo matrimonio gay.it. Cioè, la chiarezza della indicazione non ha giocato a sfavore della nostra capacità di lavorare insieme allora e come fondo. Anzi, dopo poi tutto il movimento, non lo diranno mai che ci sono venuti dietro, anzi. Franco Berlini, Aurelio Mancuso e tutti gli altri ricordano sempre che nei loro documenti dicevano sempre che il matrimonio egualitario era un obiettivo assolutamente raggiungibile, che loro lottavano per il matrimonio egualitario, Dopodiché la differenza tra la teoria e la pratica è questa, no? Cioè, io posso dire la qualunque e poi dopo nella pratica mi metto lì a trattare per avere. Quindi io rifletterei su questo, fare molta attenzione sulla nostra attività futura, perché è vero, è necessario che noi dobbiamo, perché poi ce lo riconoscono anche gli altri, Yuri, contestami se sbaglio, ce lo riconoscono anche gli altri questa capacità nostra di mediare, di fare sempre da punto di riferimento, di avere delle posizioni che vanno al contenuto, ma poi quando si tratta di fare delle iniziative noi siamo disponibili. Lo ripeto pubblicamente, noi siamo disponibili a lavorare con chiunque, anche con Rete Lenford che non partecipa ai nostri congressi, anche con... no, col diavolo no, qualche volta il diavolo può essere interessante, ma anche se serve, cioè il problema è come sempre, no? Lo stile laico radicale che è concentrato sugli obiettivi da raggiungere e non sull'identità. L'identità sono un'altra storia, no? Da questo punto di vista ve la consegno come riflessione. Forse dobbiamo puntare di più su iniziative che siano d'avanguardia, nel senso classico del termine, piuttosto che spendere il nostro tempo, che è assolutamente contingentato, perché è così, spendere il nostro tempo in iniziative onorevoli, importanti, fondamentali, ma che ci tolgono energie. Ma quante volte noi facciamo riunioni con gli altri, con le associazioni, e ci perdiamo miliardi di tempo. Ecco perché, secondo me, la seconda conferenza sulla legalizzazione e decriminalizzazione della prostituzione è un obiettivo vero per noi. Perché lì siamo protagonisti, e insieme dovremo lavorare per mettere insieme altre realtà associative, perché da soli non si va da nessuna parte, no? Anche su questo tema. Però se non ce ne occupiamo noi di questo tema, se non si occupa Pia Core, non se ne occupa nessuno in Italia, possiamo dircelo. Perché nessuno si occupa di... a parte gli leghisti che fra un vomito e un rutto riescono a produrre le proposte che hanno, ma in realtà chi si occupa dei diritti umani delle persone che svolgono il lavoro sessuale in questo paese? No, che è il linguaggio corretto che dovremmo usare. Ecco perché la nostra proposta della seconda conferenza potrebbe essere questa indicazione, così come anche sulle questioni intersessuali. Ancora non abbiamo trovato l'iniziativa concreta, e io capisco, comprendo fortemente Intersezioni, Alessandro, Michela e tutte le discussioni che abbiamo avuto rispetto alla... andiamoci piano, facciamo in modo che cresca la cultura su questo tema, facciamo in modo di informare, no? Coloro che devono intervenire, perché se invece
ci si infila direttamente nella fase della contrapposizione politica sulle questioni delle persone intersex, facciamo dei grandi disastri. Possiamo fare dei grandi disastri, perché dovete sempre ricordare che lì il livello è proprio della vita, è sempre della vita delle persone, noi cerchiamo sempre di vita di persone, ma di fatto lì è proprio una cosa della vita di persone che non possono difendersi, perché per la maggior parte ricevono interventi o chirurgici o medici senza poter dare il loro consenso, perché sono minori, quindi, quindi bisogna andarci, come nostra tradizione, come Yuri ha sempre ricordato, con grandi piedi di piombo. Quindi io certe volte fremo un po', perché non abbiamo quello strumento facile per comunicare sulle questioni intersessuali. Forse è giusto così, perché un altro principio al quale noi teniamo sempre è quello che le persone in quanto tali devono metterci la faccia, devono avere la agibilità di discutere, di parlare. No? E quindi se le persone intersessuali ci dicono calma, take it easy, piano, la strategia deve essere diversa, va bene, ma è importante che questo tema qualcuno lo sollevi in qualche modo. Terza considerazione, poi mi taccio, è il nostro rapporto con i radicali italiani e con la galassia radicale. L'arcipelago, la chiamatela come volete. Non galassia no. Allora, dato per scontato che io, prima di vedere la pagliuzza negli occhi altrui, vorrei guardare la trave nel mio occhio e quindi affrontare e risolvere possibilmente le questioni che sono la base della nostra vita associativa, cioè come ho detto prima, il drammatico calo di iscrizioni, il drammatico calo di militanza e via di questo passo, con iniziative politiche e non con iniziative di marketing, attenzione, con iniziative politiche, perché il marketing è un'altra cosa. Io mi sono posto in queste settimane, ed è indipendente la mia riflessione dalle lezioni di Riccardo Maggi, che comunque saluto come una cosa positiva, ma voglio ricordarlo che sui nostri temi Rita Bernardini e i radicali italiani sono sempre stati molto attenti e anche attivi. Fu Rita a decidere che un comitato di radicali italiani si spostasse dalla sua sede di riunione alla manifestazione che in quello stesso giorno noi avevamo convocato a Roma per l'anniversario della sentenza della Corte Costituzionale, vorrei ricordare. È stata Rita Bernardini ad essere prima firmataria quando era deputata della riforma del testo di riforma dei diritti di famiglia. Quindi a lei in particolare, a molti radicali, non ho niente da dire, anzi ho molto da ringraziare. E anche la mia elezione, per quanto la mia simpatia o diciamo così le speranze anche sul futuro sono ben riposte su Riccardo, le mie considerazioni sono assolutamente indipendenti da Riccardo, ovvero sia, a differenza di quello che abbiamo pensato sempre, ha senso che noi si continui a pagare soltanto il pegno dell'essere radicali e a non guadagnarne nulla in cambio? Faccio un esempio molto particolare. L'esistenza della sola parola radicale, la nostra sigla, come sapete, ci impedisce di partecipare a bandi o comunque rende più difficile, o ci impedisce in alcuni casi o lo rende più difficile, perché c'è ancora il pregiudizio diffusissimo ed è un pregiudizio inscalfibile, proprio ad Arezzo scritto così, inscalfibile, del fatto che noi siamo collegati a un partito politico che si presenta alle elezioni. Poi lascia perdere che noi gli spieghiamo la rava, la fava, la storia del nostro partito, la posizione dei radicali italiani, la nostra posizione rispetto al partito dei radicali italiani. Tu puoi conservare e consumare tutte le energie della terra, come ho fatto, ma no. Cioè, la sola presenza della parola radicale ci connota. Questa è una grandissima forza per noi, Non è una debolezza, è una forza, perché ci connota, ci identifica. Ma è anche un limite della nostra azione, perché noi non siamo un ONG come tutte le altre. Noi più che altri soggetti collegati al partito radicale, perché noi abbiamo la parolina famosa, Associazione Radicale di Certi Diritti. L'Associazione Luca Coscioni no, per esempio. Nessun altro ce l'ha, tranne i radicali italiani, nessun altro ce l'ha. Questa che è... C'era l'era, ma l'era è un'altra storia.
L'era è un'altra storia. Questa cosa qua, che è una cosa assolutamente piccola rispetto al nostro rapporto con, che invece si nutre e si sostanzia su una cosa molto importante, molto molto importante, che è quella della storia, del metodo, della tradizione, della cultura radicale, che qualcuno non ne voglia sentire parlare. Noi siamo profondamente figli di questa storia e di questo metodo. Ecco, forse è giunto il momento, ripeto, non per le lezioni di Riccardo Magi, perché poi veniamo accusati di collettarismo, no, assolutamente no, è un percorso, diciamo così, di riflessione che stiamo facendo, che io sto facendo, perché questo è il mio pensiero personale, non degli organi della nostra associazione. Forse è arrivato il tempo di ridiscutere la vicinanza, cioè di impegnarci di più, perché in fondo è sempre andato così. Noi ci siamo sempre lamentati della poca attenzione del partito e dei radicali italiani nei nostri confronti, ma è sempre stato anche il contrario, e non soltanto in questione in termini di iscrizioni. Questo è un problema a parte, a mio avviso, è un problema che ha a che fare con altre storie, ma anche rispetto ai temi. Cioè, i nostri temi non c'erano in qualche modo, ma non c'erano nella proposta politica radicale, semplicemente perché non c'era chi li spingeva. Allora, mi domando, non è forse il tempo di recidere questa ambiguità e fare in modo che io addirittura, loro lo sanno perché poi ci scambiamo spesso considerazioni, pensavo che addirittura in prospettiva si potrebbe lavorare, io credo fortemente in un unico unificazione delle forze radicali in una grande forza politica che racchiuda in sé, no, l'anima, che, ripeto, è per i nostri temi sul principio della autodeterminazione delle persone, perché guardate che è un filo rosso che attraversa tutte le battaglie radicali sulla persona, dall'inizio vita a fine vita, passando attraverso la vita familiare e la vita affettiva. C'è sempre questo filo che unisce, Noi siamo per l'autodeterminazione delle persone, per la capacità e per la responsabilità delle persone di decidere da se stesse, che lo Stato non intervenga o intervenga il minimo possibile rispetto alle proprie scelte, o quando interviene lo deve intervenire in modo da aumentare le scelte possibili, non diminuirle, come nel caso del matrimonio egualitario. Ed è, come ho sempre detto, una fortissima battaglia liberale, laica e liberale, chiedere il matrimonio egualitario, non il contrario, no, come dicono molti radicali non informati, non è il riconoscimento di un orpello, un desiderio, qualcosa. No, è essere liberali, battersi per l'apertura di istituti e quindi dei diritti degli altri, di tutti. Allora, non è forse giunto il momento per investire più tempo, più risorse, anche personali, rispetto alla storia radicale? E lo dico sia per radicali italiani che per il Partito Internazionale, perché su entrambi i contesti noi avremo molte cose da dire. Lo dico soprattutto a me, che sono stato assente da questi appuntamenti, che sono assente dalle iniziative, ma lo dico a voi. Può sembrare in contraddizione questo che sto dicendo rispetto a quello che ho detto prima, cioè perdere tempo, fra virgolette, per lavorare insieme ad altri toglie energie per la nostra piccola associazione. È vero, ma è anche vero che il nostro rapporto con la galassia o l'arcipelago radicale è molto diverso rispetto a quello del resto del movimento. Io mi sento molto più vicino a Rita Bernardini e Riccardo Magi di quanto mi senta vicino ad Aurelio Mancuso e Flavio Romani, con tutto l'affetto che ho per loro, ma la mia provenienza politica è quella là, non è quell'altro. Io poi Riccardo lo vedo magari una volta all'anno, Aurelio lo vedo 200 volte all'anno, però è così, rimane così. Cioè, su certe cose scattano dei meccanismi automatici che mi portano verso quella direzione, non quell'altra. Chiudo il mio intervento dicendo: certo, sono consapevole di aver detto delle cose anche un po' contraddittorie. Qualcosa o è solo una riflessione? No. Per il momento è solo una riflessione, siamo nel dibattito generale, no? È un'iniziativa. Chiedevo se ha previsto un emendamento o qualcosa. No, poi sullo statuto sono previsti degli emendamenti che vi racconterò, almeno io, per quanto mi riguarda, vi racconterò e vi racconteremo quando saremo in quella fase là. Questa fase è la fase del dibattito generale e spero che qualche cosa vogliate
accoglierla, ecco, riusciremo? Questa è la grande sfida, perché torniamo sempre lì. Riusciremo nella nostra capacità di sviluppare l'organizzazione in modo tale che noi stessi si trovi il tempo per fare le cose che dobbiamo assolutamente fare e che queste priorità che sto dicendo diventino priorità concrete. È vero che le priorità sono quelle che noi scegliamo di, che siano, che se io volessi trovare il tempo per fare attività fra virgolette radicale lo troverei, cioè, queste sono tutte scusanti, però è anche vero che un livello di responsabilità è tale per cui se muore la mia associazione di appartenenza, che in questo caso è l'associazione dei calciatori, non faccio un bel servizio all'associazione, che fa, anche se faccio delle belle cose da qualsiasi altra parte, non so come dire. Piuttosto decidiamo di scioglierci e andare tutti, quelli che vogliono andare fra radicali, in Ilga Europe, in tanti contenitori liberali, nei liberali nazionali. Nella Lega. Nella Lega io non ci vado, se volete andarci voi, ma io non ci vado, insomma. Quelle poi sono scelte personali, però anche quello è fecondo, non so come dire. Anche se cresce una maggiore sensibilità e una maggiore iniziativa politica in quell'ambito stranissimo, devo dire, e certe volte anche un po' ridicolo dei liberali italiani, potrebbe essere una cosa... Noi abbiamo sentito delle cose che facevano accaparrare la pelle rispetto a quelli che si chiamano liberali e che siedono in Parlamento, rispetto ai nostri tempi. Vero o non è vero? Anche da tanti altri, questo è vero, questo è vero. Però no, non possiamo essere appunto ipersforato. Il mio tempo di intervento. Quindi mi fermo qui, buon lavoro, il tema è sempre lo stesso, la nostra organizzazione e il nostro impegno personale.